Cercherò di essere breve, però credo che valga la pena di ricapitolare a verbale la storia di questo collegamento ferroviario con l'aeroporto, perché forse aiuta a mettere un po' in prospettiva la discussione che stiamo facendo, non tanto sulla delibera in sé, che è una delibera più specifica all'inizio dei lavori, ma sulle mozioni di accompagnamento. Questa è una storia che inizia negli anni Ottanta, quando si dice che ci vuole assolutamente il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Caselle, che peraltro ha la ferrovia che ci passa di fianco, e quindi si stanzia una cifra di 145 miliardi di lire per realizzare un primo collegamento. Alla fine sono quasi 200 miliardi spesi e in particolare si decide che per eliminare l'impatto della ferrovia nel tratto torinese si butta via il collegamento con Porta Palazzo, che pure avrebbe portato la ferrovia fino in centro, e si interra il resto sotto via Stradella. Si realizza una nuova stazione Dora, una nuova stazione Madonna di Campagna, una nuova stazione Rigola Stadio, che doveva servire lo stadio, e poi si realizzerà una nuova stazione all'aeroporto con quattro binari e una copertura faraonica e tutta una serie di infrastrutture per servire un traffico ferroviario intensissimo. Passano una decina d'anni e i lavori ancora non sono finiti, nonostante fossero in teoria progettati per i lavori dei mondiali 90. Addirittura la ferrovia, che in parte è stata aperta, viene richiusa per altri 3 anni, perché nel frattempo si decide che bisogna interrare anche il tratto dentro il comune di Caselle, perché il comune di Caselle si lamenta, e quindi alla fine si spendono altri 50 miliardi per interrare una nuova stazione Caselle, eccetera, eccetera. Si arriva appunto al periodo attorno al 2001, in cui finalmente vengono inaugurati questi nuovi lavori, dopo quasi 10 anni di attesa, e dopo avere una spesa complessiva che arriva verso i 400 miliardi di lire. Peccato che esattamente mentre si inaugurano questi nuovi binari, appunto, parte la discussione, peraltro comprensibile, sull'interramento del passante ferroviario sotto la Dora, che sicuramente ha portato un vantaggio alla zona di Corso Principe Addone, è stata una cosa positiva, ma forse si poteva pensare prima, cioè, dato che il passante ferroviario anch'esso peraltro è partito negli anni 80, non è che ci sia pensato dopo, che forse si potevano fare i due lavori in modo che le cose coincidessero. Invece si decide di spendere altri 150 miliardi di lire per interrare il passante ferroviario sotto la Dora, e quindi poi, dopo aver preso questa decisione, ci si accorge che all'altezza di Piazza Baldissera il tunnel appena fatto da una decina d'anni arriva a circa 10 metri più in alto, 15 metri più in alto, dei nuovi binari interrati del passante, e le due linee non si raccordano più. E allora qual è la soluzione? Nel 2003 si dice: beh, facciamo questo tunnel sotto Corso Grosseto. Nel frattempo siamo passati all'euro e il budget è di 100 milioni di euro. Passano 10 anni, siamo al 2013, il budget è diventato 180 milioni di euro e ancora non sono iniziati i lavori, quindi non so alla fine di tutta quest'opera quale sarà il budget definitivo. Ma se facciamo i conti, la spesa per questo collegamento ferroviario con l'aeroporto imprescindibile, eccetera, è già rivalutata oltre il mezzo miliardo di euro, e con quello che spenderemo ancora più o meno, cioè, siamo a cifre di quest'ordine di grandezza. Quindi forse qualcuno dovrebbe innanzitutto rendere conto ai cittadini di come sono stati spesi i soldi, quindi di perché si sono fatte opere che con questa scelta finale di fare il tunnel sotto Corso Grosseto saranno buttate via quando non avranno neanche 20 anni di vita. Anzi, la stazione Madonna di Campagna è stata inaugurata a fine anni 90, quindi ne ha poco più di 10. La stazione Rigola Stadio vede due treni che ci transitano al giorno, praticamente non è mai stata utilizzata. I due binari extra della stazione di Caselle Aeroporto non sono mai stati utilizzati per nessun servizio, e non saranno mai utilizzati perché, se prendete le linee del servizio ferroviario metropolitano, comunque non ci sarà mai niente che fa capolinea lì. E quindi sostanzialmente abbiamo buttato via la gran parte delle centinaia di miliardi di lire spesi negli anni, quando ci sarebbe comunque un'alternativa a questo progetto del tunnel di Corso Grosseto. Anzi, ce ne sarebbero diverse: da quella minimale, che sicuramente è meno efficiente del treno che parte da Porta Susa e arriva direttamente all'aeroporto, ma basterebbe che i treni fermassero alla stazione Dora Sotterranea, dove ci fosse una scala mobile, un tapirulan che ti porta in 2 minuti al treno per Caselle che parte in coincidenza. Hai la fatica di scendere dal treno, salire su una scala mobile, stare lì e risalire sull'altro treno, non è l'ideale, ma sicuramente costa 1 milione di euro invece che 180 milioni di euro. O in alternativa si poteva effettuare il collegamento in superficie, ad esempio in modo parallelo alla Stura a nord del fiume o lungo la superstrada. C'erano tante possibilità, riciclando il pezzo abbandonato di ferrovia come metropolitana, e quindi con un servizio anche aggiuntivo alle persone che abitano a Borgaro, Venaria, eccetera, e spendendo anche nel complesso la stessa cifra, forse anche di meno. Per questo motivo noi pensiamo che in questo momento questa scelta sia comunque sbagliata, ma capiamo anche che siamo al punto in cui i lavori stanno partendo e non vediamo nella maggioranza nessuna idea di ripensare a questa scelta trasportistica. Per questo la mozione che abbiamo presentato in realtà non chiede di ridiscutere in questo momento la scelta di fare il tunnel sotto Corso Grosseto, ma chiede semplicemente di fermare questo progetto, per chiedere che i soldi, che pure vengono da fondi dedicati europei, eccetera, però che si studi la possibilità di ridedicare questi fondi a qualcos'altro.
perché ricordo che in queste città esistono numerose opere anche infrastrutturali, anche senza voler cambiare la destinazione, che attendono i fondi da molto tempo. Lo stesso passante ferroviario di fatto non è stato finito, perché manca la copertura di Corso Principe Oddone, per la quale forse arriveranno soldi dal decreto del fare, ma non ho ancora capito se arriveranno o non arriveranno, eccetera. Mancano i soldi, 40 milioni di euro, per fare le stazioni Dora e Zappata, quindi abbiamo aperto un servizio ferroviario metropolitano in cui metà delle stazioni non ci sono perché non sono mai state finite. Mancano i soldi per comprare nuovi treni, quindi per arrivare alle frequenze di passaggio nel passante su tutte le linee che sono state pubblicizzate sin dall'inizio del progetto. Poi ci sono ancora altre opere, non è mai stata fatta la copertura di Corso Francia dopo la fine dei lavori della metropolitana, non abbiamo mai i soldi per rifare il parco dei tram, abbiamo le richieste dei cittadini che dicono mettete i tram accessibili, ma noi non abbiamo i soldi per, né noi nella regione, negli enti locali in generale, per investire in nuovi tram. Cioè ci sarebbero tutta una serie di cose che sono molto più utili per i cittadini di questo tunnel di Corso Grosseto. E oltretutto la cosa ridicola è che noi stiamo investendo altri 180 milioni di euro per collegarci con un aeroporto che sta morendo, perché in 10 anni gli enti locali non hanno mai trovato 3 milioni di euro l'anno per fare un accordo con Ryanair, fare una base low cost e portarci un po' di voli. Per cui se uno va a prendere gli ultimi dati a aeroporti sul traffico dell'aeroporto di Caselle, scopre che quest'anno Caselle probabilmente chiuderà in calo a circa 3 milioni di passeggeri anno, che sono più o meno i livelli di 10 anni fa. Se uno lo confronta, non dico adesso con Bologna, che è una città sicuramente più piccola di Torino, che ha comunque tanti altri aeroporti intorno, Forlì, Parma, Verona, che comunque non è tanto più lontana da Bergamo, da Malpensa, eccetera, di quanto lo sia Torino, bene, Bologna quest'anno probabilmente chiuderà sui 6 milioni di passeggeri l'anno, cioè il doppio di quelli che fa Torino Caselle. Allora è chiaro che c'è qualcosa che non va, perché va benissimo portare i passeggeri col treno, ma non è... Cioè, sicuramente migliora l'accessibilità all'aeroporto, ma non è questo il motivo per cui da Caselle non si vola. Da Caselle non si vola perché non ci sono i voli, perché costano il doppio dei voli da Malpensa, e quindi alla fine la gente si fa due conti, preferisce prendersi la macchina, fare l'autostrada e andare a Bergamo o andare a Malpensa piuttosto che andare a Caselle. È tutto lì, cioè, e quindi forse sarebbe stato opportuno rovesciare le priorità, quindi prima cercare di fare in modo che Caselle sia un aeroporto comunque che ha un servizio utile, accettabile, con grandi collegamenti, conveniente, eccetera, in modo che i passeggeri siano un numero significativo, e poi allora magari parallelo anche, ma comunque far partire il collegamento infrastrutturale con questa spesa mostruosa di 180 milioni di euro in aggiunta a tutto quello che abbiamo già speso. Perché fatto così veramente sembra un po' un voler fare a tutti i costi lo scavo sottoterra, quando poi magari si scoprirà, finito lo scavo fra 5 anni, che poi sto scavo sostanzialmente non serve a nulla, perché nel frattempo, tra l'altro col decreto del fare, abbiamo finanziato il collegamento ad alta velocità Torino-Malpensa, abbiamo il governo, quindi sostanzialmente poi bisogna vedere se questo non finirà poi a sua volta per favorire Malpensa, per cui alla fine bisogna capire se stiamo investendo bene i nostri soldi. Per questo noi avremmo preferito, come propone la mozione, fare una moratoria e pensare se prima non possiamo finire tutta una serie di altre cose che ci risultano decisamente più utili per la città. Chiuderei con alcune osservazioni, intanto comunque sull'impatto dei lavori, ne ha già parlato anche il consigliere Liardo, ma pensare di chiudere in questo momento storico per 3-4 anni Corso Grosseto, demolire prima la superstrada, la sopraelevata quasi interamente e poi alla fine dopo 3-4 anni fare i sottopassi, cioè creeranno grossi problemi al quartiere in un momento in cui forse le attività commerciali che già hanno sofferto per i cantieri del passante non se le possono tanto permettere questi altri 3 anni di cantiere su Corso Grosseto. Il mercato di Via Lulli che verrà utilizzato come sede della nuova stazione, ancora non abbiamo capito se verrà chiuso o non verrà chiuso, sappiamo che quando il mercato chiude poi magari si investono 4-5 milioni di euro, lo si rifà bellissimo e poi il mercato non riapre perché nel frattempo dopo 2 o 3 anni di buco la gente ha cominciato ad andare a comprare da un'altra parte e non torna più al mercato. Per cui ci sono tutta una serie di altri aspetti che andrebbero sicuramente rivisti, approfonditi e studiati con più attenzione. E chiudo anche sulla mozione del consigliere Liardo sul doppio sottopasso, che io sostengo perché mi sembra una follia questa idea del rotondone, anche secondo me rischia di fare un disastro stile Piazza Derna al cubo, e quindi ben venga l'idea di fare fare un doppio sottopasso che sostanzialmente sostituisca integralmente i 2 rami della sopraelevata che ci sono adesso. Dico solo che però voteremo favorevolmente, ma prima di decidere di un cambiamento del genere bisognerebbe vedere un progetto, capire con che soldi si fa e come si fa, perché non vorrei che poi la soluzione fosse peggiore del male che vogliamo affrontare, perché avevo sentito parlare all'epoca di soluzioni tipo una rotonda nascosta sottoterra dove si incrociassero i 2 flussi, cioè, o magari un'immissione cieca come quelle che ci sono sul tunnel di Corso Mortara, cioè bisogna stare attenti perché con la carenza di soldi che c'è rischiamo poi di fare un'opera che sia pericolosa, che sia inutilizzabile, che crei problemi anche a chi ci passa dentro e per di più essendo sottoterra
in condizioni di, per forza di cose, di visibilità limitata e quindi bisogna assicurarsi che se si fa un doppio sottopasso sia sostanzialmente equivalente a quello che c'è adesso, quindi con una totale separazione dei flussi nelle quattro direttrici, e quindi che non sia invece un'opera un po' con qualche incrocio sottoterra o semaforo sottoterra, perché sennò rischiamo di fare una roba che è peggiore di quello che vogliamo risolvere. Quindi mi auspico che se la mozione verrà approvata poi ci sia modo in commissione di vedere il progetto definitivo anche di questo tunnel, quindi di commentarlo prima che vada avanti, e poi mi auspico in generale che se proprio vogliamo la maggioranza è decisa a partire con quest'opera, che secondo noi è inutile, però almeno che ci sia un po' di attenzione alla gestione dei cantieri, perché veramente se no rischiamo di andare a creare ulteriori problemi gravi al quartiere, e poi quando sarà finita l'opera sarà bellissima, ma non ci sarà più attorno la vita, gli utenti, eccetera, che se ne devono servire. Grazie.